la rubrica Incontro con abbiamo incontrato il consigliere nazionale Umpli e presidente provinciale Umpli Teramo, il dottor Carmine Santarelli, e presidente regionale Umpli Sandro Diaddezio. Amici di Itinerari, ci troviamo in compagnia del presidente regionale Sandro Diaddezio. Sandro, facci un bilancio del primo mandato. Sicuramente un bilancio più che positivo, una bellissima esperienza. Quindi mi ha permesso di incontrare tantissime persone, conoscere tante proloco, quindi tante realtà, tante belle iniziative e soprattutto che mi ha dato l'opportunità insieme alla mia squadra di riorganizzare una struttura che sinceramente negli ultimi anni aveva avuto tantissimi problemi. Oggi ci troviamo ad avere un comitato regionale importante, anche diciamo, rispetto al resto delle regioni italiane, e in cui diciamo, abbiamo istituito giunta, che è molto importante la costituzione della giunta perché ci ha permesso di portare all'interno della giunta i presidenti provinciali e i consiglieri nazionali. Quindi abbiamo un filo diretto tra le proloco, i comitati provinciali, il comitato regionale e l'Umpli nazionale. E abbiamo in questi 3 anni abbiamo lavorato tantissimo anche per quanto riguarda la riforma del terzo settore, quindi con momenti informativi per tutte le proloco, grazie al nostro responsabile del Dipartimento, dottor Sergio Carafa. Abbiamo anche diciamo, organizzato incontri informativi per quanto riguarda la SIAE, per quanto riguarda diciamo, tutte le problematiche inerenti anche alla sicurezza e all'organizzazione degli eventi. E abbiamo creato il primo festival delle proloco d'Abruzzo a Roseto, quindi grazie anche alla collaborazione sia del sindaco che della proloco di Roseto, e ci siamo attivati anche diciamo, bene attraverso il Dipartimento del Servizio Civile, quindi oggi abbiamo 23 sedi con 66 volontari di servizio civile, quindi una realtà abbastanza importante che sicuramente ci dà diciamo, dei buoni propositi per il futuro. Pochi giorni fa avete consegnato la raccolta fondi alle regioni Abruzzo per la fornitura di materiale sanitario. Com'è andata? Come al solito, quando ci sono dei problemi, le proloco rispondono alla grande. Questo l'abbiamo dimostrato nell'emergenza terremoto del 2017, l'abbiamo dimostrato nel antecedente nel 2009 con il terremoto del lago, quindi diciamo che le proloco si attivano facilmente e sono sempre a disposizione del territorio. E, abbiamo avuto diverse situazioni, allora ci sono state delle proloco che si sono attivate con raccolta fondi a livello locale, con diciamo, le amministrazioni locali, ci sono proloco che hanno collaborato con la protezione civile per quanto riguarda la consegna di farmaci a domicilio per i beni di prima necessità alle famiglie bisognose, e invece l'Umpli Abruzzo ha avuto questa idea di istituire una raccolta fondi che è stata condivisa con la presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo, e una raccolta fondi che è andata bene, abbiamo avuto diciamo, un buon risultato e abbiamo raccolto fondi che sono stati destinati all'acquisto di tute protettive, copricapi integrali, occhiali a mascherina e visiere a protezione totale. Tutto questo materiale acquistato direttamente dall'Umpli Abruzzo è stato consegnato il 3 giugno alla presidenza del Consiglio regionale dell'Aquila, alla presenza del presidente Lorenzo Sospire e del consigliere Dino Pepe. E penso che questo fa onore alle proloco perché diciamo, in questa situazione in cui tutti erano un po' spaventati da questa emergenza Covid, insomma, i volontari si sono invece messi all'opera per sostenere diciamo, chi in quel momento aveva veramente bisogno di aiuto. Nell'ultima convocazione straordinaria della proloco organizzata in videoconferenza, dove si discuteva della modifica dello statuto nel terzo settore e il nuovo regolamento generale, di cosa si è discusso? Beh, in questo momento diciamo, l'argomento più importante per l'Umpli sono gli statuti, l'approvazione degli statuti. Quindi questo vale, diciamo, l'abbiamo fatto per l'Umpli nazionale a dicembre e adesso naturalmente tocca approvare prima lo statuto regionale, poi a caduta anche gli statuti provinciali e infine avremo anche uno statuto diciamo, che sarà redatto a livello nazionale, quindi con la collaborazione del Ministero del Lavoro, quindi che sarà uno statuto per tutte le proloco che entreranno nel terzo settore.
Naturalmente diciamo, abbiamo anche creato, cioè, organizzato una serie di incontri con tutti i comitati provinciali, in cui abbiamo presentato i nuovi statuti e i nuovi regolamenti. Entro la fine di agosto, la prima settimana di agosto, ci saranno le assemblee elettive per i comitati provinciali, mentre, e questi verranno in presenza, mentre entro, diciamo, la fine di luglio approveremo sul web tutti gli statuti provinciali, mentre per quanto riguarda l'Umpli regionale avremo il 4 luglio l'approvazione dello statuto e del regolamento regionale, mentre e questo lo faremo sempre sul web, mentre il 30 agosto avremo l'assemblea elettiva, che quindi che porterà, diciamo, questa sarà in presenza, in cui verranno eletti il nuovo presidente, la nuova giunta, il nuovo consiglio, il nuovo consigliere nazionale. In vista dell'assemblea elettiva ci sarà una nuova ricandidatura? Penso di sì, perché diciamo che in questi 3 anni, insieme alla mia giunta e al mio consiglio, penso di aver dato un buon contributo di rilancio del Comitato Regionale Umpli Abruzzo. Oggi l'Umpli Abruzzo viene stimato e rispettato a livello nazionale. Nella mia persona abbiamo un componente di giunta che non avevamo mai avuto prima d'ora. E penso quindi che quello che stiamo facendo, diciamo, questa unione, questa collaborazione che si è instaurata a livello regionale tra il Comitato regionale, i comitati provinciali e tutte le Prologhe d'Abruzzo, sicuramente ha premiato questa regione e sicuramente ha messo le basi per avere nei prossimi 4 anni un rilancio dell'intero comparto Prologo abruzzese. In questo momento di fermo per via del Covid, quali sono le attività che l'Umpli svolgerà nel 2020? Le Proloco come si stanno adoperando e quali sono i programmi? La situazione è abbastanza drammatica per il mondo Proloco. Perché? Perché nonostante l'ordinanza numero 70 della Regione Abruzzo di giugno, in cui si è stato dato via libera alle sagre, cioè, sinceramente noi siamo un po' preoccupati nell'organizzazione delle sagre. Perché? Perché ci sono una serie di norme da rispettare, che sono giustissime, perché in questa fase di emergenza è giusto rispettare, come lo rispettano anche le rispettano anche i ristoratori e tutti gli altri. Però diciamo che gestire eventi di una certa portata con una certa presenza di persone sinceramente preoccupa un po' tutto diciamo, il mondo Prologo. Quindi noi per il momento rimaniamo fermi, ma non escludiamo che nel caso che strada facendo le cose possano cambiare, quindi ci saranno meno restrizioni e quindi riapertura per tutti, però, quindi vale a dire anche per ristoranti, B&B, agriturismo e quant'altro, quindi il mondo Prologo è pronto. È operativo e quindi sarà sicuramente facile per noi rimetterci in piazza, ritornare in piazza con i nostri eventi. Naturalmente in questo momento anche diciamo che noi abbiamo deciso di stare fermi anche per una forma di rispetto e anche, diciamo, di solidarietà nei confronti del mondo della ristorazione, che diciamo che tutto il comparto ristorazione è veramente in ginocchio in seguito a questa emergenza Covid. Quindi a noi da parte nostra, a loro va tutta la nostra solidarietà, il nostro sostegno, e quindi addirittura noi siamo pronti eventualmente ad essere al loro fianco per la promozione di prodotti tipici che erano magari diciamo privilegio delle nostre manifestazioni. Ci troviamo in compagnia del consigliere nazionale Umpli e presidente provinciale Umpli Teramo, Carmine Santarelli. Dei suoi 77 anni, quanti ne ha dedicati alle Proloco e all'Umpli? Diciamo che più della metà. Praticamente la mia avventura come associazione è iniziata nel 72, poi io ho dedicato alcuni anni all'amministrazione comunale del mio comune e in quel periodo abbiamo creato la Proloco, cioè l'associazione. Era comitato civico e l'abbiamo trasformato in Proloco dall'83. Dall'83 poi tra Proloco abbiamo poi nel 97 creato la Federazione Provinciale delle Proloco, allora l'Umpli non esisteva in Abruzzo,
per cui noi siamo stati la prima provincia a organizzarsi per... C'era un periodo che lì, io facendo l'amministratore, ho notato che su a Crognaleto, oltre alla mia proroga, nel frattempo sono nate altre proroghe e non si parlavano l'uno con l'altro. Poi c'era... Rivalità? No, non c'era neanche la rivalità, è che proprio non c'era la cultura di organizzarsi e fare le feste, per esempio, organizzandolo diversificamente, no? Certo. Io faccio una cosa, tu ne fai un'altra. Poi a fianco c'era pure il Fanadriani, che ci sono due prologo, poi ci stava Piera Camera. Allora volevamo fare un coordinamento tra le proroghe locali lì, dell'Alta Valle del Bomano. Allora c'era un carissimo amico nostro che poi ha sostituito pure a me nel periodo che ho fatto il presidente regionale, Salvatore Cocce, dice allora arriviamo fino a Montori, perché Montori è... E poi qualcuno dice allora facciamolo a livello provinciale. È nata questa federazione, per cui ancora adesso purtroppo speriamo di avere un successore fra poco. Carmine, come nasce questa passione? La passione nasce dai risultati. Se uno organizza qualche cosa e vede l'entusiasmo della gente, più che altro l'entusiasmo. Io vengo da una frazione del Crognaleto, su, noi poi dietro alla nostra passione sono nate 14 prologhi su Crognaleto. Praticamente non c'è rivalità poi tra le prologhi, andiamo tutti d'amore e d'accordo. Per cui l'entusiasmo poi ti porta a pensare in grande. E su da noi, insomma, se mi venite a trovare a Piano Umano, io non c'era niente. È nata una cittadella che fa invidia a molte. Che cosa possiamo dire dell'Umpli Abruzzo rispetto al resto d'Italia? Inizialmente l'Umpli non era ben vista in Abruzzo. C'era una rivalità tra le varie componenti provinciali e cose. Man mano però poi ci si è lavorato e si è creata un'armonia che forse in altre parti non c'è. L'Abruzzo poi... i risultati lo vedo e la soddisfazione più grande è avere per la prima volta in Abruzzo un dirigente nazionale che fa parte della componente giunta e che giunta poi. Sono soddisfatto perché diciamo che è una vittoria non solo dell'Abruzzo ma specialmente per Teramo, è un traguardo insperato. Allora io in questa occasione desidero esprimere al nostro presidente regionale un bocca al lupo per la riconferma, che è un grande onore per noi dell'Abruzzo, ma specialmente per la provincia di Teramo. È la prima volta che un presidente viene riconfermato. Tantissimi, tantissimi in bocca al lupo. Detto da Carmine, insomma... diciamo che il mio percorso in Umpli è iniziato grazie a lui, quindi io da neoeletto presidente della Proroghe di Sant'Omero ho partecipato alla prima riunione a Teramo della Feder Prologo e lui subito mi ha voluto all'interno dell'organizzazione, quindi ho sempre diciamo, partecipato a tutti gli incontri sia a livello provinciale che e poi in una fase successiva anche a livello regionale, quindi per me diciamo che lui è stato una guida, ma tutto lo è stato, lo è e lo sarà. Lo chiamo spesso, spessissimo, quindi è una sicurezza avere una persona come Carmine vicino. Il mio augurio è che questo nuovo Umpli Abruzzo possa saper interpretare al meglio le esigenze di tutte le proloche abruzzesi e quindi dare a loro tutto l'aiuto possibile di cui hanno bisogno. Diciamo questo. E poi soprattutto mi auguro che di nuovo che ci sia sempre l'armonia, la collaborazione che abbiamo avuto in questi ultimi 3 anni, che ci ha portato a lavorare, a creare e soprattutto ad ottenere risultati.
tanti incontri, tante facce, questa la mia gente, nei luoghi e nelle strade, ritrovi mezzo mondo, mi gira tutto intorno, andata e non ritorno, un vecchio narghilè tra fumi nebrianti, assorbe i rumori di città troppo assordanti, l'Italia brava gente, un tempo emigrante, sudore senza gloria, un vuoto di memoria.